Beh, approfitto intanto di conoscerti perché sei reduce dall'Eurobest, eri giurato Craft nei film, una categoria in cui l'Italia non eccelle quasi mai, salvo rare eccezioni. Tra l'altro, insomma, ricordiamo che tu hai già vinto anche un Cannes con i film Rolling Stone, ma non solo, dopo ci racconterai di te. Intanto quello che volevo sapere, insomma, cosa è emerso là, perché non riusciamo a farcela? Beh, sì, innanzitutto sono appena tornato da Lisbona, dove ho fatto parte della giuria del film Craft. È stata devo dire, una bella esperienza, molto interessante dal punto di vista, vabbè, innanzitutto perché ci sono tantissimi film da vedere, film che magari difficilmente sono accessibili perché arrivano da paesi che, nonostante siano paesi europei, probabilmente non sono paesi che noi consideriamo principali, e però riesce a vedere delle campagne, riesce a vedere dei film che comunque hanno un valore, sono interessanti, sono belle le idee, soprattutto sono realizzati bene. Per rispondere alla tua domanda, perché noi non riusciamo, non lo so, diciamo che ci sono tanti elementi che andrebbero considerati. Forse in questo momento in Italia, l'Italia è un paese in crisi sotto molti punti di vista, forse c'è anche una crisi creativa in generale che riguarda probabilmente le agenzie, riguarda i clienti, forse riguarda anche noi che facciamo produzione, che facciamo regia, ma che sicuramente ci distanzia da quelle che sono le cose belle che vengono fatte nel resto dell'Europa. Questo è evidente. Detto da te, c'è da crederci. Tra l'altro, ricordiamo che tu sei un regista in esclusiva Film Master e che tra l'altro hai poi anche non solo Italia ma anche Spagna, oltre che avere altre esclusive con case di produzione nel mondo, no? Per cui anche punta di diamante di Film Master stessa, perché lo dicono sempre, sei uno a cui credere, insomma. Il tuo parere professionale è valido ed è più che quotato. Ma perché non si riesce a cambiare? Innanzitutto mi fa piacere quello che dici, sì, è vero, io sono un regista in esclusiva con la Film Master, che è una casa di produzione che da anni ha sempre fatto questo tipo di politica, cioè ha sempre cercato di avere dei registi in esclusiva. Molti registi, grandi registi della pubblicità italiana sono passati in questa casa di produzione, e quindi sicuramente essere parte di questo progetto è una cosa che mi fa piacere, che mi lusinga, e sicuramente mi ha aiutato a crescere in questi anni come regista. Sono rappresentato, come hai detto, anche da altre case di produzione all'estero, quindi lavoro anche fuori dall'Italia e sono rappresentato in esclusiva da altre case di produzione, perché nei mercati stranieri diciamo che la regola è quella dell'esclusiva, nel senso che un regista, se non fa parte di un roster di una casa di produzione, come freelance difficilmente, praticamente impossibile, riesce a prendere dei lavori. Sto parlando dei mercati tipo Inghilterra, Francia, Stati Uniti. Ci sono altri mercati esteri in cui si può anche essere dei freelance e attraverso degli agenti si possono avere dei board, dei lavori, però diciamo che questi mercati, quelli che ho detto prima, Inghilterra, Francia e Stati Uniti, richiedono che il regista abbia un rep, cioè sia rappresentato da una casa di produzione, per come funziona il loro sistema, per tutta una serie di ragioni. In Italia è un po' diverso, nel senso che ci sono alcuni registi in esclusiva, ma la maggior parte dei registi diciamo che è freelance. Io ormai da quasi 3 anni sono in esclusiva con la Film Master. Ecco, Film Master mi sembra che sia non dico la sola, ma forse una delle poche che punta sulle esclusive, cioè nel senso che crede che l'avere il regista in esclusiva faccia poi la differenza, perché insomma siete voi poi le firme. Sì, diciamo che anche altre case di produzione hanno dei registi in esclusiva. Sicuramente la Film Master è quella che negli anni credo abbia avuto più registi in esclusiva.
intendendo per esclusiva, cioè non priority, ma una vera e propria esclusiva, quindi poter lavorare solamente con quella di casa di produzione per un certo periodo di tempo. E tornando ecco a risultati, no, che vediamo poi, perché insomma i nostri spot sono sotto gli occhi di tutti. Perché cos'è il sistema, è la creatività, sono gli script, perché insomma, certo, poi guardando i singoli comparti, i talenti ci sono in Italia, cos'è che non funziona? Guarda, io credo che fondamentalmente ci siano degli ottimi talenti in Italia, ci sono dei bravissimi registi, sia quelli già affermati che tutti conoscono, e anche della mia generazione, ma anche di generazioni successive alla mia. Il problema è che, come dicevo prima, credo che ci sia una forte crisi di identità in questo momento in Italia, e questo lo sappiamo, c'è una crisi in tanti campi, ma c'è una forte crisi di identità dal punto di vista proprio della collocazione della creatività italiana all'interno del panorama europeo o mondiale addirittura. Credo che gli script purtroppo non permettano uno sviluppo da un punto di vista visivo o registico o dello storytelling che sia quantomeno paragonabile a quello dei paesi come la Germania, l'Inghilterra, la Francia. Nel senso, sono troppo determinati? Diciamo che sono molto determinati, non c'è moltissimo spazio di manovra e forse in questo momento non si vuole usare più di tanto. Diciamo che la maggior parte degli script che arrivano hanno un tipo di creatività che non sembra volere usare, che non sembra voler andare al di fuori degli schemi e cercare cose nuove. Questa è l'impressione che si ha. Scusa, invece che vince in festival internazionali, vedi Eurobest. Assolutamente, assolutamente. Ciò che vince all'estero è lo script che va al di fuori di quelli che sono gli schemi predeterminati, che permette al regista di sperimentare, di usare un linguaggio che in parte può essere già stato sperimentato e quindi conosciuto, però in parte può essere completamente nuovo. E poi soprattutto non c'è paura da parte né dell'agenzia né del cliente di fare delle cose che abbiano un impatto forte, sia da un punto di vista visivo che da un punto di vista concettuale. Fai un esempio pratico rispetto agli ori che avete, agli ori e metalli che avete appena dato all'Eurobest. Guarda, il Grand Prix per il film craft è una categoria molto particolare, perché è una categoria nella quale la giuria deve cercare di astrarsi completamente da quella che è l'idea creativa e cercare di giudicare quelle che sono le categorie produttive, quindi dalla regia, alla direzione della fotografia, all'art direction, al production design, al montaggio, alla musica, il visual effect, ok? Quindi si cerca proprio di capire quale sia il craft migliore che si vede all'interno di una produzione. Ecco, da questo punto di vista noi abbiamo premiato il film che si intitola The Lover, è una produzione di Bacon, che è una casa di produzione di Copenaghen. Il regista si chiama Jeppe Ronde, è un film meraviglioso da un punto di vista visivo, ha anche una forte idea alla base. Si tratta di un film che parla di un sito, si chiama Cam4, è un sito, diciamo, un sito pornografico che i cui introiti però hanno poi un reinvestimento nel campo sociale, vengono reinvestiti nel campo sociale, e racconta la storia di un ragazzo che fin dalla nascita si trova in sedia a rotelle e quindi non può fare sesso fondamentalmente, però noi vediamo per tutto il film, dall'inizio del film sentiamo la sua voce, non vediamo lui, e vediamo una serie di immagini che sono le proiezioni dei suoi desideri, delle sue fantasie. Tra l'altro il film è bellissimo, si vede un muro con un buco nel centro che rappresenta un po', se vogliamo, un po' una metafora dal mio punto di vista del foro stenopeico cinematografico, e quindi proprio della luce che passa attraverso il foro e che proietta quelle che sono le nostre fantasie, i nostri desideri. E lui poi alla fine lo vedi, sta dietro quel muro infatti, e dice appunto: io mi trovo in questa situazione, se non vi piaccio io, non vi piacciono le mie fantasie,
cavoli vostri, non è un problema per me. È molto bello perché poi tu hai questa bellezza visiva, estetica per tutto il film, e poi questa immagine forte di lui che purtroppo si trova in quelle condizioni, e quindi c'è un contrasto forte. L'idea forte, ma in realizzazione altrettanto. Realizzazione altrettanto forte, non c'è stata nessuna paura né da parte del cliente né da parte dell'agenzia nello spingersi. Le immagini sono molto forti, ci sono dei nudi, si vedono delle scene di sesso, il tutto girato con un'eleganza straordinaria, però anche con una forza delle immagini che è oltre, diciamo, l'advertising classico, ok? Quindi è chiaro che in un festival in cui tu devi cercare di premiare quelli che sono i craft, quindi le categorie, quelle che ho citato prima, realizzate al massimo, un film di questo tipo, chiaramente immediatamente salta all'occhio.